C'è modo nuovo per vivere la nostra città, per anche fare conoscere tutto quello che di bello c'è da vivere e vedere. È un gioco di realtà aumentata che si sviluppa sugli smartphone, quindi è possibile giocare interagendo con l'ambiente circostante, andando a raggiungere tutti i punti di interesse di una città, e Genova ne ha parecchi, andando quindi in prossimità di tutti i punti di interesse tramite lo smartphone prendere il possesso, la conquista di quel punto di interesse e collegarlo con gli altri. Questo dà luogo a delle aree di controllo, che in realtà in gergo tecnico sono control field, che danno punti alla fazione che li crea, e quindi nell'ottica del gioco quell'area andrà sotto il controllo della fazione che ha creato il campo di controllo, dando punti e quindi controllo territoriale alla fazione stessa. Questa realtà aumentata è una realtà antesignana del Pokémon Go, che è l'unica conosciuta ufficialmente e pubblicamente, ma è il padre di tutte queste manifestazioni che sono organizzate da Niantic, che è un ente, un'organizzazione mondiale che organizza eventi in tutto il mondo e che quest'anno ha scelto Genova perché cerca di trasportare questo evento in più città possibile perché si è conosciuto. E noi abbiamo avuto la fortuna di poter organizzare per Genova questo evento in collaborazione col Comune di Genova e con i ragazzi che fanno parte dell'organizzazione locale. Una metodologia moderna che fa anche vedere dei luoghi storici, quindi mi piace molto sottolineare anche questo legame proprio tra una storicità con dei mezzi, metodi nuovi. Il gioco è basato sul turismo locale e si vanno a catturare le cose storiche, artistiche e culturali della città, le bellezze. È un gioco di fazione a livello internazionale, quindi la squadra può essere molto variabile sulla base delle esigenze e sulla base di quello che vogliamo fare. Si può partire banalmente da soli fino a team da 20, 30, 50 persone. A Genova avremo diverse centinaia di giocatori da tutta Europa. L'appuntamento è per domani e dopodomani. Domani è la challenge più cattiva, nella quale vengono messi in palio i punti, mentre domenica è una challenge più turistica, nella quale tutti assieme si va a fare la foto di gruppo e poi si gira assieme per la città.